Buongiorno a tutti e bentornati a Fisicamente. Oggi è il compleanno del pianeta Urano, ossia l'anniversario della scoperta del pianeta, e quindi vi faccio un video per spiegarvi qualcosa riguardo a Urano e soprattutto qualche sua curiosità. Se sarete con me fino alla fine del video, vi racconto qualcosa che pochissimi sanno. Allora, iniziamo dicendo che il pianeta Urano è in realtà visibile ad occhio nudo, però per secoli e secoli non è mai stato individuato come un pianeta e si è dovuto aspettare la fine del XVIII secolo. Il 13 marzo del 1781 l'astronomo William Herschel l'ha appunto catalogato come un pianeta perché è riuscito a distinguerlo tra le stelle e i vari asteroidi. In onore del re d'Inghilterra, in realtà Herschel all'inizio aveva chiamato questo nuovo pianeta che aveva scoperto, l'aveva chiamato pianeta Giorgio, proprio in onore del re Giorgio III, re di Gran Bretagna. Però poi, dopo pochi anni, qualche decennio, tutti hanno preferito il nome Urano. È stato osservato poi per diversi secoli con i telescopi da terra, però nel 1986 la sonda Voyager, di cui ho fatto un video, vi metto il link nella descrizione, ha sorvolato il pianeta Urano e ci ha mandato delle immagini con cui siamo riusciti a capire molto di più in quei 20 minuti di sorvolo rispetto ai 2 secoli di osservazioni con i telescopi da terra. Una particolarità è che le prime immagini che sono arrivate dalla Voyager 2 in realtà erano molto deludenti, ossia non mostravano nulla di quello che già si sapeva con le osservazioni da terra. Fu solo grazie ad un ulteriore trattamento delle immagini che gli astronomi sono riusciti a vedere tutti quei dettagli che si aspettavano. Oggigiorno noi sappiamo che Urano ha 27 satelliti, esattamente come la Terra c'è la Luna che è il suo unico satellite, Urano ne ha 27. Però in realtà sono 5 quelli principali, sono quelli che erano già stati visti con i telescopi. Due di questi, Titania e Oberon, sono quelli che sono stati già osservati anche da Herschel, e insieme ad Ariel, Umbriel e Miranda, come detto, sono questi 5 principali. Giusto una curiosità, i nomi di questi 5 satelliti vengono dalle opere di Shakespeare e di Alexander Pope. Grazie alla visita che ha fatto il Voyager 2, noi sappiamo molte cose di questi satelliti. Per esempio, sappiamo che il satellite Ariel sembra avere una superficie più giovane rispetto alla superficie di Umbriel, che è quella invece più vecchia. Come facciamo a sapere una età stimata dei satelliti di Urano? Beh, semplicemente siamo andati a vedere quanti crateri ci sono sulla loro superficie. Più crateri ci sono, più è indicazione che hanno avuto a disposizione molto tempo per essere bombardati da meteoriti, mentre una superficie con pochi crateri vuol dire che è relativamente più giovane e ha ricevuto l'impatto di molti meno meteoriti. Sappiamo anche che la superficie di Miranda è una superficie caotica, nel senso che vediamo molte placche una sopra l'altra, alcune più vecchie, alcune più giovani. Vediamo anche dei canyon. Miranda ha i canyon più profondi del sistema solare perché arrivano anche a una ventina di chilometri. L'idea è che Miranda abbia avuto in epoche passate un'attività geologica e vulcanica molto importante. Urano non possiede solo dei satelliti, ma possiede anche un sistema di anelli, esattamente come Saturno, ma molto più piccoli e molto più deboli da osservare. Questi sono stati scoperti in maniera fortuita nel 1977, quando gli astronomi cercavano di andare ad osservare un occultamento di una stella da parte di Urano. Sapevano che Urano sarebbe passato con il suo disco davanti a una stella che era molto più lontana, e gli astronomi quello che hanno osservato è che la luminosità della stella diminuiva molto prima che il disco di Urano andasse sopra la posizione della stella. Quindi cosa vuol dire? Hanno scoperto che tutto intorno a Urano c'erano delle polveri molto sottili che erano appunto quelli che poi sono stati identificati come gli anelli di Urano. Andiamo a vedere un po' le caratteristiche fisiche di Urano. Allora, Urano è il terzo pianeta del sistema solare per diametro, ha un diametro di 50.000 km, ossia più o meno 4 volte il diametro della Terra, o se vogliamo compararlo con Giove è un terzo di Giove, quindi è molto più piccolo. E invece il quarto pianeta per massa, quindi è il quarto pianeta più pesante del sistema solare. Pesa più o meno come 14 volte la massa della Terra, però comparato con Giove è molto piccolo, è solo il 4% della massa di Giove. Se andiamo a vedere invece la distanza dal Sole, Urano è il settimo pianeta e dista più o meno 20 volte la distanza che c'è tra il Sole e la Terra. In chilometri dista più o meno 3 miliardi di chilometri, e se lo compariamo con Giove è 5 volte più lontano di Giove.
A quella distanza, la luminosità che Urano riceve dal Sole è più o meno 400 volte più debole quella che riceviamo noi qua sulla superficie della Terra. Urano impiega più o meno 84 anni per fare un giro intorno al Sole e più o meno 17 ore per fare un giro intorno a se stesso. L'orbita di Urano è stata calcolata pochi anni dopo la scoperta, però una cosa molto curiosa è che pochi decenni dopo aver calcolato esattamente l'orbita di Urano, gli astronomi si sono accorti che c'erano delle discrepanze tra quello che si aspettavano, ossia il modello matematico dell'orbita, e quello che andavano a vedere, ossia la posizione nel cielo. Questa discrepanza è stata giustificata con la presenza di un altro corpo celeste che orbitava al di là di Urano. Questo è stato proprio il metodo per arrivare alla scoperta della presenza del pianeta Nettuno. Una cosa molto particolare di Urano è il suo asse di rotazione. Cosa vuol dire? Noi sappiamo che la Terra, orbitando intorno al Sole, gira anche intorno a se stessa, però noi sappiamo che l'asse di rotazione della Terra è inclinato di 23 gradi e mezzo, ed è esattamente questa l'origine delle stagioni e del fatto che in estate o in inverno i giorni sono rispettivamente più lunghi e più corti. Urano, invece, ha un asse che è inclinato molto di più, è praticamente inclinato di 90 gradi. Questo cosa vuol dire? In prima approssimazione possiamo pensare che Urano non giri intorno a se stesso e poi giri intorno al Sole, possiamo immaginare che Urano rotoli sull'orbita intorno al Sole. Quello che succede in realtà è che Urano gira come una trottola, però relativamente al Sole quest'asse rimane fermo, quindi succede un effetto che è molto simile a quello che noi conosciamo già per il polo nord e per il polo sud. Noi sappiamo che nella nostra estate al polo nord noi vediamo sempre il sole perché non va mai sotto l'orizzonte, viceversa nel nostro inverno al polo nord sappiamo che non arriva mai il sole perché è sempre sotto l'orizzonte. Estremizzando questo concetto, pensiamo che Urano in estate, l'emisfero nord, sia sempre completamente illuminato dal Sole. Viceversa, quando è inverno, l'emisfero nord non vedrà mai il Sole. L'anno dura 84 anni, quindi immaginate quanto lunghi sono le estati e gli inverni. Ci sono diverse ipotesi per spiegare perché Urano ha un'inclinazione della sua rotazione così pronunciata. L'ipotesi principale è quella che in passato un corpo celeste di più o meno 5 volte la massa della Terra si è andato a impattare contro Urano e l'evento sia stato così catastrofico da girare completamente Urano e fargli avere l'asse di rotazione che noi conosciamo adesso. C'è però un problema con questa ipotesi. I satelliti che orbitano intorno a Urano, anche loro hanno delle orbite che sono allineate con l'equatore di Urano. L'ipotesi di un oggetto che è andato a borbandare Urano e l'abbia girato funziona, però a questo punto io mi aspetterei i satelliti nelle orbite vecchie, quindi questa ipotesi è un po' traballante. C'è una seconda ipotesi, un evento molto simile si è successo ma molto molto prima, quando Urano si stava ancora formando, un oggetto un po' più leggero di due masse terrestri è andato contro Urano, l'ha girato e Urano abbia finito di contrarsi e di formarsi quando era già girato. Nella fase di formazione Urano aveva un campo magnetico un po' più forte di quello che conosciamo adesso e questo campo magnetico ha fatto sì che i satelliti e gli anelli che noi abbiamo visto intorno a Urano, tutto quanto si formasse intorno all'asse di rotazione che Urano aveva già assunto. E questa è per ora l'ipotesi più plausibile. Se andiamo a vedere nella struttura interna di Urano, noi sappiamo che all'interno c'è un nucleo roccioso fatto prevalentemente di ferro, di nichel e di altri silicati ed ha una temperatura di più o meno 5000 gradi. Intorno abbiamo quello che è chiamato un mantello ghiacciato. Lì troviamo acqua, ammoniaca e metano. Lo strato più esterno è gassoso, è formato prevalentemente da idrogeno ed elio e si trova ad una temperatura di meno 220 gradi centigradi. Noi sappiamo che su Urano ci sono diversi elementi caratteristici. Sappiamo per esempio che sulla calotta polare sud c'è come una zona molto più chiara, una calotta che noi non vediamo nell'emisfero nord. Troviamo anche delle bande equatoriali un po' più scure. Sappiamo anche che ci sono venti, ci sono nubi, ci sono delle tempeste, ci sono anche delle macchie scure che possono essere pensate esattamente come la grande macchia rossa di Giove. Questi sono dei cicloni enormi che durano milioni di anni.
Abbiamo detto che Urano non è stato il primissimo nome assegnato a questo pianeta, però alla fine la mitologia ha avuto la meglio. Perché proprio il nome di Urano? Beh, perché abbiamo che Urano è il padre di Saturno, che a sua volta è il padre di Giove. Giove, il pianeta che viene prima di Saturno, che viene prima di, appunto, Urano, è sembrato Urano il nome più conveniente da utilizzare per rappresentare in ordine questi tre pianeti. Giove, Saturno e alla fine Urano. Benissimo, questo era quello che vi volevo raccontare sul pianeta Urano. Se stasera lo volete osservare, guardate subito dopo il tramonto un brillantissimo astro, quello è il pianeta Venere. Se andate a vedere nell'angolo leggermente in basso a destra, quello in prima approssimazione dovrebbe essere proprio il pianeta Urano. Spero che il video vi sia piaciuto, come sempre autostoppista, iscrivetevi al canale, se avete delle domande ovviamente scrivetemele nei commenti e alla prossima!